È tornata a splendere, torna Reccio, Regina di Miele, la più importante ed attesa rassegna gastronomica dedicata al miele. Una manifestazione che accoglie ogni anno migliaia di visitatori che intervengono anche da fuori regione per scoprire tutte le bellezze di quella che può essere considerata la vera e propria capitale abruzzese del miele. Piccola e nascosta tra i monti della Val di Sangro, Tornareccio è una delle poche città facenti parte dell'Associazione Nazionale delle Città del Miele. Una kermesse importante che racconta il mondo del miele attraverso approfondimenti e curiosità in un vero e proprio viaggio tra colorati stand, degustazioni, laboratori, incontri, spettacoli e visite guidate. Produrre miele significa soprattutto rispettare le api e tutelare la loro biodiversità ed è per questo che l'azienda ADI Apicoltura di Tornareccio ha fatto della produzione del miele biologico 100% italiano il suo vero cavallo di battaglia. Piero Iacovannelli, titolare dell'azienda ADI Apicoltura insieme al fratello Fabio, possiamo dire che il mestiere di apicoltore è una pratica legata al rispetto della natura che ormai si tramanda da diverse generazioni. Eh sì, effettivamente io sono la quarta generazione, i figli ormai miei e di Fabio rappresentano la quinta generazione. Un'azienda storica, la prima ad aver creduto nella produzione di miele biologico, ma che cosa significa? Significa allevare le api in maniera diversa dal normale, cioè il miele lo producono le api, però le api, come tutte le altre forme di vita, sono suscettibili anche ad ammalarsi e per cui noi col biologico non possiamo usare qualsiasi tipo di medicinale, ma abbiamo solo la pratica di usare prodotti acidi organici, in buona sostanza. Per cui questo ci rende soprattutto il lavoro molto più pesante, perché le dobbiamo controllare in maniera costante, monitorarle, aprire, vedere, perché non c'è prodotto che possa garantirci che loro possono resistere a ogni probabilità di malattia nel tempo. Quindi i tempi sono molto stretti e dobbiamo evitare che loro, che nella famiglia stessa possa arrivare da un momento a un altro una infestazione tale che poi non riusciamo più a controllare. Ma questo come si traduce in termini di qualità e di garanzia per il consumatore? Ma nella qualità del consumatore è che in pratica c'è un rispetto, quindi nell'allevamento e anche nel collocamento delle famiglie stesse nei vari posti di raccolta. Infatti noi non possiamo portare le api in qualsiasi zona, ma la zona deve essere sicura e lontana da qualsiasi forma di inquinamento. Per cui poi dobbiamo mandare addirittura le coordinate all'ente che ci controlla, in modo che loro possano verificare come è la zona, se effettivamente sta lontano da zone industriali, da strade di grossa comunicazione, che ci siano piantagioni o coltivazioni intensive. In quel caso lì noi non le possiamo proprio portare le api, o comunque possiamo portare anche in zone intensive, ma le aziende che ci accolgono devono essere biologiche anche loro. Quindi ormai sono quasi 25 anni che è stata fatta questa scelta, perché non volevamo dire che il nostro miele fosse differente a parole, ma che fossimo controllati, aiutati a fare sempre meglio per poterlo garantire al massimo anche al nostro consumatore. Ecco, in questa bellissima manifestazione Tornareccio Regina di Miele, che quest'anno torna a splendere nella sua formula classica ed originale, voi avete un ruolo molto importante, che è quello di far conoscere alle persone tutto ciò che ruota attorno al mondo del miele, alla sua produzione, ed infatti avete organizzato proprio degli incontri qui in azienda. Sì, effettivamente non ci siamo tirati indietro in questo appuntamento, per chi volesse poter
poterli ospitare in azienda e far vedere dal vivo quello che realmente facciamo. E tornando al fatto delle certificazioni, noi oltre ad avere la certificazione per la qualità del prodotto che è biologico, siamo anche certificati per il metodo di trasformazione all'interno dell'azienda, per cui siamo certificati IFS, BRC, e abbiamo addirittura certificazioni per poter vendere tipo il kosher agli ebrei, l'halal ai musulmani e anche altre. E quindi è proprio la nostra scelta di metterci in secondo piano e farci controllare per stare certi e garantire il nostro consumatore, come dicevo poc'anzi. Ecco, noi anche Fabio Iacovanelli, come mai la vostra azienda partecipa così attivamente in questa kermesse bellissima Tornareccio Regina di Miele? Perché allora ipotizziamo che diversi consumatori non conoscono ancora il miele, non c'è ancora quella cultura che c'è in altri stati come può essere la Germania, i paesi nordici, dove il miele è di uso quotidiano, e allora partecipiamo così per promuovere il nostro prodotto, che è un grande prodotto. Si vedono i risultati, perché di anno in anno che si va a questa Regina di Miele arrivano sempre più persone, perché c'è il passavoce tra i vari visitatori. Arrivano sempre più persone e tra l'altro ci sono anche tanti bambini che sono proprio interessati, appassionati. Sì, dato che se ne sta parlando, che le api muoiono, se ne è parlato a scuola, e nei vari ambiti scolastici e in varie comunità, varie persone si interessano a questo problema e quindi vengono a vedere le api e il miele, insomma. Ecco, sicuramente queste attività sono fondamentali per far maturare una certa consapevolezza ai consumatori sia su come viene prodotto il miele, quali sono le differenze, anche per capire l'importanza di un prodotto di qualità, nel vostro caso biologico. Sì, noi siamo passati al biologico all'incirca 20 anni fa perché avevamo un prodotto sano e genuino, ma era, quando andavamo sui mercati a vendere passava come se fosse uguale a quello degli altri, insomma. E allora ci siamo detti, ma passiamo al biologico, così abbiamo una nota in più una leva in più per poter vendere il nostro prodotto, perché negli anni 80 c'è stata una grave crisi, cioè il prodotto rimaneva a stabilimento perché il prodotto estero ci faceva concorrenza. Oggi quanto miele si consuma? Oggi, dagli ultimi dati statistici, si consuma all'incirca 600 grammi, che non è ancora, insomma, tanto, perché pensate, la Germania consuma quasi 2 kg pro capite all'anno e quindi è una quantità notevolmente superiore. Però ecco, più parliamo di miele, più facciamo manifestazione, parliamo di miele, veniamo in televisione a parlare, e più questo consumo tenderà ad aumentare. Tornareccio Regina di Miele è sicuramente un'occasione per far conoscere a tutti coloro che intervengono il mondo del miele, ma anche per presentare la fattoria didattica di ADI Apicoltura. Che cos'è? Esatto, Città di Miele è la nuova fattoria didattica di ADI Apicoltura. Quest'anno abbiamo voluto lanciare questo nuovo progetto per far scoprire agli altri chi siamo, cosa facciamo e come viviamo. Quindi ospitati all'interno di un ampio laboratorio multidisciplinare, ragazzi e adulti verranno avvicinati a questo mondo delle api e della biodiversità attraverso laboratori multidisciplinari, accompagnati quindi da apicoltori professionisti ed esperti di fattoria didattica e di analisi sensoriale del miele. Quindi vengono fatte moltissime attività per far capire l'importanza dell'ape nel mondo attuale, perché molti conoscono l'ape perché produce miele, ma in realtà loro sono operaie della biodiversità, quindi all'incirca il 70% del cibo che mangiamo è dovuto alla loro impollinazione, e anche l'80%, diciamo, dell'impollinazione delle piante è dovuto all'attività delle api, quindi insomma insetti molto importanti
che è doveroso conoscere da più da vicino. E quindi Adina vi aspetta nella nostra fattoria qui a Tornareccio.